sabato sera e come giusto di sabato sera stiamo andando a divertirci. È passato circa un mese dall'ultima nostra avventura di pesca in Alto Adige e adesso siamo diretti in direzione totalmente opposta. Stiamo scendendo verso sud in Campania alla ricerca di grosse trote in dei grandi fiumi. È una cosa un po' particolare perché uno si aspetta che le trote vivano più che altro nei fiumi in zone alpine o comunque nel nord Italia, invece ci sono dei fiumi al sud Italia che sono delle vere perle, molto spesso anche trascurate dai pescatori sportivi. Adesso siamo in viaggio in autostrada, ci aspettano un po' di ore di macchina e dormiremo credo poche ore e domani mattina all'alba batteremo il nostro primo fiume. Non posso nascondere che non vedo veramente l'ora di pescare in questi posti perché ho sentito storie, ho visto foto che mi hanno veramente, veramente interessato. Non so se si vede nelle riprese, ma fuori sta piovendo, ha piovuto parecchio, ci sono stati un sacco di fulmini, c'è stato proprio un bel temporale. Queste condizioni sono veramente ottimali perché se domani mattina il fiume è ancora un po' sporco e comincia a schiarirsi ci sarà un'acqua un po' torbida, un sacco di nutrienti che vengono lavati giù e di conseguenza sicuramente i pesci più piccoli saranno in movimento e sappiamo bene che dove c'è pesce foraggio in movimento i predatori non sono mai tanto lontani, quindi speriamo di incontrare qualche bella trota grossa che domani decide di uscire in caccia proprio un po' nascosta in queste acque intorbidite. Speriamo bene. Dopo un paio d'ore di sonno ci siamo svegliati, sto preparando il finale e stiamo aspettando che ci venga a prendere Angelo, un ragazzo di queste zone molto molto appassionato di pesca alla trota e grande esploratore di questi fiumi, grande conoscitore di questi fiumi soprattutto. E Angelo sarà la nostra guida in queste due uscite di pesca e devo dire che le sue foto, i suoi racconti sono stati una buona percentuale della nostra motivazione a venire qui. Da quello che ho potuto imparare, da quello che ho potuto capire, ci aspettano due giorni in due fiumi con un'enorme portata d'acqua, molto ricchi. Comunque sono fiumi del piano che hanno delle sorgive, quindi abbiamo un contesto molto mite di una zona dove le temperature rimangono comunque abbastanza elevate durante quasi tutto l'anno e dove per questo c'è una grandissima ricchezza di insetti e di vegetazione acquatica, e mentre invece le sorgenti d'acqua fresca garantiscono acqua sempre a temperature basse, quindi adatta ai salmonidi, soprattutto molto ossigenate. Quindi sono veramente veramente impaziente, anche se non sembra, dopo queste poche ore di sonno, di andare a pescare in questo fiume. Adesso finisco veramente le ultime cose e poi speriamo che arrivi presto Angelo, così possiamo andare a pesca. Siamo appena arrivati al fiume, la nostra prima uscita sta albeggiando, abbiamo fatto un po' tardi, adesso ci sbrighiamo ad andare perché io veramente mi sto pescando sotto. Il fiume qua com'è? Bello ampio, sì, grosse ampio, buche grosse, grosse lame, quindi tanta acqua, tanta quindi acqua, sì, pesci, sì, grossi. Anche se quest'anno c'è stata un po' di siccità, però acqua tanta. Bene, va bene, allora andiamo. Pochi lanci e Angelo ha subito preso una bellissima trota, esattamente il colore del fondo, veramente stupenda. Pesce.
pochissimo tempo, abbiamo fatto veramente 50 metri di fiume, abbiamo già preso due trote. Su Minno, stiamo pescando con Minno da 7 cm perché qua non c'è tanta acqua. Una bella correntina, però veramente perfetta per pescare a Minno. Ai lati del fiume ci sta un po' più di profondità e quindi camminiamo al centro e lanciamo verso i lati. E due pesci sono già usciti, quindi direi che promette molto bene. Ora proseguiamo. All'improvviso, dal nulla, ha cominciato a diluviare. Sicuramente uno di questi temporali di fine estate, speriamo che smetta presto, anche perché non era previsto che piovesse stamattina e quindi non ci siamo coperti. Ma credo che veramente un paio di minuti e passerà questo nuvolone. Speriamo che metta in moto le trote soprattutto. Comunque il meteo è perfetto, cavolo. Ispira proprio pesce grosso. Pesce. Bella, 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 bella. Bellissima trota. Bella. Ci sono delle buche bellissime. Nonostante ci sia una bella corrente, intravedevo che si poteva pescare a jerk, quindi ho messo il mio solito jerk da 10 cm, colorazione fario, e questo pesce mi ha inseguito fin sotto i piedi e ha mangiato proprio a pochissimi metri da me. Sono energicissime, guardate che meraviglia di trota, bellissima, con questi puntini neri così, con questi aloni così piccoli, anche una bella macchia opercolare. Non saprei dirvi se questa è una trota veramente mediterranea, ma è un pesce stupendo, maestoso. Adesso la ossigeniamo e la rimandiamo dentro. Fighissimo. C'è una zona qui in correntino, veramente una spanna d'acqua. Angelo ha detto soffermiamoci un po' qui perché ci si mettono a mangiare. Parlava una nuova. Non ha fatto in tempo a parlare, due pesci, tutti e due grassissimi. Guardate che ciccia. Bellissima, in corrente piena, cattivissima, hanno delle pinne pettorali enormi per contrastare questa corrente e posizionarsi nei rigiri. Bellissima, bellissima, abbiamo già 5 pesci in pochissimo tempo e devo dire che sono pesci di qualità altissima. Un'altra. Vabbè, non ho parole. Abbiamo già preso qualche pesce, 5-6 trote, quindi al finale un po' abbrato qui tra gli alberi, roccette e i combattimenti, quindi vi faccio il nodo perché visto che ci sono anche pesci di taglia importante non voglio assolutamente rischiare che poi mi ceda il finale perché sono stato troppo pigro da rifare il nodo, quindi taglio l'ultimo pezzetto, lo porto con me, non lo butto nel fiume. E rifaccio il nodo.
Bella, bella. È grossa, grossa, è grossa, vera slamata. No, no, ce l'ho. Oh, 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 pescione. Pescatori di trote, benvenuti al sud. Ragazzi, questo è un mattone preso a jerk dietro un albero in mezzo al fiume. Che vi devo dire? Guardate quanto è alto questo pesce, quanto è ciotto. Il peduncolo caudale è incredibile. Adesso la slamiamo. Rilascio, ma quel pesce era veramente indomabile, che con una scuotata mi ha fatto il bagno e se n'è andato. Mi dispiace tantissimo avervelo fatto vedere ancora un po', ma alla fine va bene anche così, è ritornata presto nel suo fiume. E vi devo dire, è il primo giorno di pesca, stiamo pescando da 3 ore e come sta andando l'avete visto, è un fiume incredibile, pesci grassissimi e stupendi. Adesso sicuramente risaliremo ancora un pochino, perché veramente ti friggono le mani a vedere queste buche, dietro ogni angolo potrebbe esserci un pescione. Oggi sto dando un attrezzo un po' più robusto del solito, perché il fiume comunque ha una bella portata, la corrente spinge e io voglio muovere bene minnow e jerk da 9-10 cm che spostano tanta acqua. Quindi ho bisogno di un attrezzo potente che mi permetta di jerkarli e soprattutto che abbia una buona riserva di potenza quando poi devo ferrare il pesce che mi mangia. E come abbiamo visto, insomma, i pesci non sono piccolissimi, quindi anche per questo sicuramente un'attrezzatura un po' più potente oggi mi sta aiutando e sta funzionando. È uno spot pazzesco. Guardate la bellezza di questi pesci e guardate la livrea, qualche somiglianza. Imitare il coraggio funziona sempre. Siamo fermati per il pranzo, sono le 11:30 e nonostante l'autunno sia veramente alle porte, sul calendario mancano pochissimi giorni, fa veramente un gran caldo. E stamattina c'è stato un meteo super favorevole perché si sono alternate nuvole, un po' di pioggia, sole, infatti i pesci erano molto attivi, abbiamo preso un bel po' di trotelle e poi quel pesce stupendo di questa mattina, veramente stupendo. Veramente bellissima, forte, energica, un gran pesce. Adesso Angelo ci sta invitando a pranzo, che abbiamo una gran fame, e mangiamo qualcosa, ci riposiamo un po' e oggi pomeriggio torniamo a batterci sempre un tratto di questo fiume dove ci sono altre buone possibilità di incontrare bei pesci. Speriamo bene, sicuramente la giornata promette bene. Sentiamo gli amici che sono di qui da Roma, una bella zizzona di battipaglia, una bella mozzarellona di battipaglia. Come la chiamate? Zizzona, no, la zizzona originale più grande, proprio con il capezzolo sopra. Questa è la mozzarella
passerella era mezzo chilo. Mamma mia, che cos'è? Adesso ce la faccio il taglio della torta? Vai, vai. Ormai un paio d'ore che abbiamo ricominciato a pescare, ma l'attività si è fermata quasi completamente. Abbiamo preso qualche trotella, qualche timido inseguimento di pesci un po' più bellini, ma niente di che. Evidentemente quel momento in cui prima ha piovuto con le nuvole, le ha messe tutte in attività, poi il vento ha portato via le nuvole, è uscito il sole, è tutto sereno e i pesci probabilmente sono tornati in tana. Ora confidiamo nel tramonto, speriamo che adesso abbassandosi un po' la luce, scendendo il sole, escano in caccia, perché questo tratto di fiume è veramente bellissimo, è molto più ampio di dove abbiamo pescato stamattina, ci sono bei rifugi, sassi, alberi, rami in acqua, quindi secondo me pesci grossi qua ci devono essere, o pesci in generale, quindi insistiamo ancora un po' fino al tramonto, vediamo se qualche pesce si mette in attività. Qua è veramente figo, qua ci dovrebbe proprio stare. E invece piano piano piano, pesce grosso, guarda, grosso! Sì, è grosso, è grosso, è grosso, è grosso. Come dicevi? Si è abbassata la luce, abbiamo cercato un 97 slim ed è proprio una bella trota, bella forte in salute. Bellissimo, sì. Yeah.
praticamente calato il buio, direi che la prima giornata di pesca è conclusa sul primo fiume. E che giornata! Stamattina le trote erano veramente in grande attività, ne abbiamo viste tantissime, abbiamo avuto dei pesci stupendi. Oggi pomeriggio hanno fatto un po' faticare, ma alla fine ci siamo divertiti, dai. Ah sì, dai, è stato un po' complicato, ma alla fine è un bel pesce uscito al tramonto come avevamo immaginato. Devo dire che il fiume è pazzesco, pieno zeppo di foraggio, piccoli insetti, sì, sì, di tutto, e quindi i pesci sono anche belli grassi come avete potuto vedere. Devo dire che il fiume è veramente super in salute, ci sono tantissimi insetti, tantissimi pesci foraggio e come avete potuto vedere le trote sono molto grasse. E devo dire che ci sono tanti pesci, probabilmente anche perché in questo tratto di fiume sicuramente ci sarà una gestione oculata, perché sì, c'è un buon controllo e una buona gestione delle acque da parte della Pipsas Salerno. E direi che i risultati si vedono. Si vedono, si vedono. Ci auguriamo che anche molti altri fiumi vengano gestiti in questo modo, perché veramente ci sono dentro dei pesci qua che diventano un'ossessione. Domani è un nuovo giorno, pescheremo in un nuovo spot dove non siamo ancora stati, un fiume un po' più piccolo, e io sono super curioso perché dopo la giornata di oggi mi aspetto grandi cose, quindi non vedo l'ora che sia domani e di essere in pesca di nuovo.